CEO of Acting Cool is the song I wrote for you. You weren't that deep, a little dumb. How could I fall for someone like you? Buongiorno amiche, benvenute in un nuovo video, in un nuovo giorno. Allora, oggi dovremo fare tanti giri, tra cui fare la spesa settimanale, perché come sapete, stando molto diciamo indaffarati, dobbiamo cercare di fare una spesa grande, quindi questa di oggi, e poi una spesa piccola durante la settimana. In realtà oggi vedrete molto poco di frutta e di verdura, perché mio marito va dal suo amico fruttivendolo e li prendiamo tutto, quindi facciamo una spesa grande comunque senza frutta e verdura che prenderemo prossimamente. Quindi andiamo, poi ovviamente dobbiamo fare un po' di acquisti per Halloween, visto che la piccolina già mi chiede cose. In realtà il suo istituto non festeggiano Halloween alla scuola di Jasmine, però Jasmine gli piace tantissimo come festa, perché comunque drammatizzano le paure, così capiscono che i mostri non esistono, quindi noi comunque il dolcetto e scherzetto lo andremo a fare da qualche parte sicuramente. Quindi andiamo a vedere un po' che vestitini ci sono in giro, e poi vabbè, c'è stata un'altra scossa forte in questi giorni alla Solfatara. Voi sapete che comunque io sono della provincia di Napoli, quindi siamo molto vicini. Ovviamente ho molto paura della Solfatara, di una possibile eruzione. Ormai vediamo dappertutto, l'abbiamo sentito un po' dappertutto che c'è questa possibilità. Sicuramente lì dove i terremoti continuano e diranno che la situazione è critica, ci sposteremo non so dove, anzi se qualcuno ci può, che ne so, ospitare va benissimo. No, vabbè, sicuramente. Ma visto che già mi hanno sbloccato un'ansia, e visto che non voglio rendere questo video pesante, ma credetemi, io non sono spaventata tanto per me, ma per le mie bambine. Ovviamente ogni genitore pensa sempre esclusivamente a questo, però stiamo vivendo veramente giorni di ansia. Mi potete capire se appunto vi mettete nei nostri panni, penso che è una paura lecita. Vabbè, comunque adesso mi sono preparata, quindi andiamo insieme, usciamo e cerchiamo di fare tutto, altrimenti non ce ne usciamo più oggi. Ah, e voglio, perché altrimenti mi dimenticavo, preparare dei pasti, anticiparmi dei pasti per tutta la giornata di domani, se riesco anche qualcos'altro, così congeliamo. Ma vi faccio vedere tutto in questo video. Ma adesso andiamo, usciamo, andiamo al Conad. La spesa questa volta ho deciso di farla al Conad, che c'è appunto l'offerta del bis, quindi prendi due cose e risparmi, e poi vediamo quello che trovo. Andiamo insieme. Ragazzi, adesso andiamo a fare la spesa al Conad e poi andiamo a comprare altre cose. Noemi sicuramente vuole fare tappa al McDonald's, giusto? Ok. Sono due di fronte. Ovviamente ci sono tutte le cose per Halloween. Adesso guardiamo un po'. I'm 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day again.
dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Oh, allora, ho preso tantissimi detersivi. C'erano in offerta, è fabuloso questo 156 lavaggi, scusate, è veramente favoloso. Poi ho preso anche questo nuovo succo di frutta senza zuccheri aggiunti, della Pfanner, l'omino bianco, questo qui alla Marsiglia, troppo troppo buono. E lui, senza di lui mai, Vanish Oxyaction. Questo per me è importante per le magliette delle divise delle bimbe, absolute, devo averlo. Poi lenticchie, queste qua del marchio Conad sono buonissime. Fria erano offerte, salviette, vabbè, un po' di formaggio, cotolette di pollo. Poi questi sono Milk Snake al cacao e sono i fake, diciamo, dei Kinder Pinguì e costano 1,70€. Ottimi. C'era l'offerta prendi due paghi uno, vabbè, del flauto, questo qua, un po' di pasta vogliello anche essa in offerta, pomodorini ciliegini che sono i preferiti della family, olio carapelli in offerta, ormai l'olio è diventato, non lo so, qualcosa di lussuoso. No, anzi, aspetta, facciamo questo video, aspetta un secondo, no, fotocamera! Zia, la lascia questa parte. Vedete? Si è rubata la zucchetta. Raga, questa è la zucca di H&M, ma costa troppo, ragazzi. Costa 7,99€. C'era anche rosa questa zucca, però la rosa di H&M era più piccola e costava uguale, se non erro. Se vi dico una cavolata, ve lo metto scritto qua in sovraimpressione. E quindi meglio più grande, e che poi questo è il colore proprio originale della zucca di Halloween. Ragazzi, proprio adesso c'è stata una trascorsa forte, veramente parte l'ansia da paura. Ci sono, perché ci sono sempre state le scossette, però dove invece iniziano ad essere, cioè, molto frequenti, quotidiane, di intensità medio forte, come può essere un forza 4, 3.4, ok? Una scossa che l'essere umano la sente bene, e iniziano ad essere continue, inizia a farti delle domande, inizia a pensare, e quindi nulla, se anche voi, non lo so, siete nella zona, come state vivendo il momento, ma anche tutte le persone che non sono appunto della nostra zona, e quindi della provincia di Napoli, come vivreste voi questa situazione che sembra, come dire, pazzesca, cioè, ti senti impotente sicuramente davanti a queste cose, però uno è ovvio che non ci vuole pensare, ma quando poi trema la terra quotidianamente, ti viene da pensare, ovviamente. Vabbè, raga, io non volevo chiudere questo vlog così, ma purtroppo l'ho chiuso così perché è successo appena appena, e quindi dalla mia faccia ve ne sareste comunque, avrei lasciato trapelare, perché non sono in grado proprio di dire le bugie. Quindi ve ne sareste accorta che c'era qualcosa che non andava. Io spero che questo vlog vi abbia comunque tenuto compagnia, e io vi mando un bacio forte forte. Sostenetemi sempre con i vostri like e i vostri commenti, e noi ci vediamo al prossimo video di famiglia, la nostra big family. A presto, ciao ragazze.